Aftershocks are being felt this morning in northern Italy after a deadly earthquake. A 6.0 quake struck Sunday morning just north of Bologna. At least 7 people were killed, many historic buildings damaged or destroyed. Il terremoto che ha colpito tra il 20 e il 29 maggio l'Emilia ha ferito particolarmente la provincia di Modena e la città di Modena. I danni sono stati immensi, soprattutto al patrimonio artistico e monumentale. È stato un gran lavoro quello di salvare gran parte di queste opere. La città di Modena ha avuto vari danni, in particolare qui nella Galleria Estense, uno dei luoghi più importanti della città, che oggi è chiuso per i danni che ha subito durante il terremoto. Sono Massimo Bottura, il mio ristorante è l'Osteria Francescana in via Stella Modena. Sono nato e cresciuto a Modena, terra di motori, terra di arte, canto, buon cibo. Terra dell'aceto balsamico, la terra del parmigiano reggiano. E per noi la cultura è il nostro paesaggio delle idee e traiamo proprio ispirazione da questo. Sono Mirella Freni, sono modenese. Noi a Modena abbiamo delle cose meravigliose. Viviamo, viviamo negli enti carici che la bellezza infiora. Sono Raina Kabaivanska, soprano. Ho girato tutto il mondo, ma vivo e abito da lunghissimi anni a Modena. Italia è un paese meraviglioso, ricchissimo di opere d'arte. E la Galleria Estense di Modena è piena di capolavori incredibili. Il ritratto di Francesco I d'Este del Bernini, realizzato fra il 1650 e il 1651, è uno dei massimi capolavori della scultura di tutti i tempi. Bernini è riuscito efficacemente ad esprimere il carattere energico del sovrano e ha creato al tempo stesso una vera e propria icona della regalità e del potere. Ora il busto di Bernini è custodito entro una grande scatola di legno e nessuno lo può vedere. Con l'aiuto di esperti però abbiamo progettato una base antisismica per poter esporre con la massima sicurezza possibile il nostro capolavoro. Siamo all'Università IUAV di Venezia, io sono la professoressa Anna Saetta e assieme al professor Faccio dirigo il centro studi rischio sismico e ci occupiamo da un po' di anni di prevenzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Si sta ipotizzando di utilizzare un dispositivo di isolamento sismico basato sul principio del doppio pendolo che ad adesso è stato utilizzato prevalentemente in edifici di grandi dimensioni e che necessita di una sperimentazione ad hoc, in parte già eseguita presso il laboratorio dell'Università di San Diego. Sostanzialmente taglia la forza che viene trasmessa all'oggetto e permette quindi di mettere in sicurezza quest'opera d'arte. Questa base costa 60.000 euro. Con il tuo contributo tu ci potrai aiutare a realizzarla. Questa necessità di mettere in sicurezza ancora meglio non solo le strutture, ma le stesse opere, i capolavori che conserviamo, è veramente una responsabilità dovuta non solo alla nostra nazione ma a tutta la comunità internazionale che ama la cultura e l'arte italiana. Abbiamo bisogno di aiuto. Quello che noi facciamo ogni giorno in cucina è guardare il passato non in una chiave nostalgica ma in una chiave critica per prendere il meglio del passato e portarlo nel futuro. Il busto del Bernini è una di queste fonti di ispirazione. Proprio per questo bisogna unirsi tutti, cercare di fare qualcosa nel nostro piccolo, donare per cercare di aiutarci e mettere in sicurezza il busto del Bernini. Chiedo a voi che amate la bellezza, aiutate la nostra Galleria Estense e per favore venite a visitarla. Aiutaci a riaprire la Galleria Estense, aiutaci a rendere più sicure le nostre opere d'arte. Lo farete? Sì, sono sicura. Grazie.